te e a tutti i ciurma e benvenuti da Giochirino in questa nuovissima serie su The Evil Within 2. Vediamo ragazzi se per questo primo episodio riusciamo a raggiungere almeno 50 like. E che dire, è questo qua ragazzi il gioco horror di cui vi parlavo. Avevo fatto un piccolo sondaggio su Instagram chiedendovi di provare ad indovinare quale sarebbe stato appunto il nuovo gioco horror su cui avrei fatto una serie. Mi avete risposto in diversi, però soltanto tipo un paio di voi hanno indovinato che appunto si sarebbe trattato di The Evil Within 2, che mi è stato richiesto tantissimo da voi ragazzi, specialmente quando ho finito la serie sul primo. Inizialmente ero un pochettino titubante perché sappiamo tutti benissimo ragazzi che questo sarà un gioco abbastanza lungo, per cui la serie durerà un po', però sicuramente ne varrà la pena, perché molti di voi mi hanno detto guarda che è più bello del primo, per cui siccome mi fido moltissimo del vostro giudizio ho deciso alla fine di prenderlo. Se vi state chiedendo dove sto giocando il gioco, nel senso se su PC o console, lo sto giocando su console ragazzi, su PS4, perché l'ho trovato nuovo a 20 euro, cosa che mi ha convinto ancora di più a prenderlo, quindi a farci una serie, per cui lo sto giocando su PS4. Ho preferito così ragazzi per evitare, sapete, i problemi col PC, che magari la grafica non è un granché, si rallenta eccetera eccetera. Direi di non perdere più tempo, sono super impaziente di vedere cosa potrà offrirci questo gioco. Ok, avviamo una nuova partita e datemi ragazzi della caga sotto, della nabba o di quello che è, ma penso proprio che sceglierò la difficoltà in esperto, perché appunto dice perché vuole seguire la storia senza difficoltà, quindi siccome comunque la serie ragazzi già è abbastanza impegnativa, non voglio complicare troppo le cose ragazzi, magari morendo troppo spesso eccetera eccetera, per cui penso che questa sia la scelta migliore per noi. Ok, ah, abitazione in fiamme, tragico incendio, uccide bimbe e babysitter. La ragazzi, la tragedia che ha riguardato la famiglia di Seb. Ah, per cui non vedo l'ora di rivedere Seb. Capitolo 1. No. Tra le fiamme. No, no. Seb! Non sta succedendo. Seb, ci si rivede. Quanto tempo? Mi sei mancato tantissimo, Seb. Ok, immagino che questo sia un incubo, ragazzi, perché ovviamente lui non era presente, mi sembra, quando è successo tutto, quindi starà sognando di poter fare qualcosa, probabilmente, perché oh merda. Oddio, Lily. Sarà schiacciato dai sensi di colpa, mi immagino, per cui vediamo un attimino. Ah, ok. Apri. Immagino che la porta non si aprirà. Oh merda. Sì, si è aperta, però sembrerebbe essere l'ingresso per l'inferno, per cui mi sembra aver capito che dobbiamo trovare un altro ingresso, che sarà questa finestra qua. Si apre. Cazzo. E che cavolo. Ma perché le porte e le finestre non si aprono mai quando serve, ragazzi? Oh, fatto prima, Seb, fatto bene. Oh merda. Lily, sono qui. Dove sei? Oddio, oh, è di sopra. Sì, minchia, con tutto sto fumo. Merda. Troviamo un'altra strada. Con tutto sto fumo moriremo asfissiati tipo nel giro di 30 secondi. Però vabbè, tu Seb, sei forte Seb. Ok, immagino che dovremmo andare di qua, perché ci dice di aprire. Perfetto, qua ci sono le scale Seb. Prendiamo le scale Seb. Vai avanti Seb. Sì, arrivo, piccola. Stai tranquilla. Arrivo, Lily. Esatto. Resisti. Sì, però, Seb, non ti incastrare nelle scale, per favore. Perché sennò facevo proprio una magra figura di merda. Arrivo. Sono qui, Lily. Sono qui. Stai tranquilla. Ah, ok, con R3 ci si accovaccia, ragazzi. Ah, quindi è una specie... è il tutorial, insomma, per permetterci di capire quali sono i comandi. Ok. È la stanza di Lily, ragazzi. Apriamola. Oh merda. Quale fiamma, non ci sono ancora? Oh. Vieni fuori. Seb. Lily, dove sei? Sono qui. Papà è qui. Non eri qui per me, papà. Oddio. Perché dovete già stravolgerci i sentimenti? Ma... ah! Lily! Che oddio, no, no! Non
Oddio. Ok. Era un incubo, mi pareva ovvio. Seb, ti sei fatto crescere il barbozzo, Seb. Stai molto meglio, Seb. Sei molto più sexy. What the fuck? Kidman. Ciao, Sebastian. Non è passato di tempo. Direi di sì, ci si rivede. Tre anni. Ah, mizzica. Tre anni che continuo a cercarti senza sosta. E pensavi di trovarmi sul fondo di una bottiglia? È non così? Non fare l'ironica, dai. Cosa ci fai qui? Dannazione! Non mi hai trovata perché loro non l'hanno permesso. Loro chi? Calmati, scuola? Sebastian. Calmati. Sapevi che cosa sarebbe successo in quell'ospedale, vero? Dimentica ciò che è successo al Beacon. Lascia perdere. Ma come faccio? È stato un inferno. Ricordi tanto quello psicologo che mi hanno obbligato a incontrare? Ma lui non aveva le risposte. Tu sì. Mi devi parlare della Mobius. Ah? De che? Questi chi sono? I Men in Black? Sono venuta per questo. Cos'è? Riapri ferite, pure. Come tu. L'hai presa? Seb, calmo. Lily è viva, Sebastian. Che? Che dici? Lily è morta. Ho letto il verbale della polizia. Sono stato al funerale. Possiamo riscrivere la storia se vogliamo. Inscenare una morte è facile. Pensi davvero che mi sia fatta viva soltanto per mentirti? Lily è ancora viva. Ed è con noi. Ma è in pericolo. Ecco. Abbiamo bisogno di te per salvare. Le buone notizie e poi me le distruggi di nuovo. Farla. Perché? Che cosa le avete fatto? Cazzo, non devi toccarmi. Oh. Vai, Seb, distruggili, Seb. Ma che fai? Speravo avresti accettato volontariamente, Sebastian. Ma non abbiamo tempo per queste stronzate. Stronzate? Come vuoi che reagisca? Devi scusa aiutarci. Lily ha bisogno di te. Oddio, raga. Cioè, Madonna. Sei sveglio? Per modo di dire. Cioè, ottimo. Dove siamo? Dove siamo? What the fuck? Sei in una delle nostre strutture. Così questa è l'onnipotente Mobius, che dovete fa? Attento a ciò che dici. Non sai quanto sono potenti. Ammazza i chiappette! Cioè, così potenti da rapire un ex poliziotto depresso per chiedergli aiuto. Bravo Seb. Il tuo senso dell'umorismo non è cambiato. No. Basta con le stronzate. Dov'è Lily? Pazienza. Le risposte che cerchi sono qui. Bene. L'incidente del Beacon Mental Hospital è stato un increscioso intoppo. Chi è che parla? Ma abbiamo usato la conoscenza acquisita. Oh no! Per creare uno stem nuovo e migliorato. Oddio. Cosa c'entra mia figlia in tutto questo? Immagini milioni di menti connesse tra loro. La felicità di uno è la felicità di tutti. È inquietante. Questa macchina, questo miracolo, donerà grandezza alla nostra specie. Un esaltato fanatico. Avevamo bisogno di una mente pura e immacolata, in grado di supportare migliaia di personalità. La mente di una bambina innocente. Oddio. L'avete presa voi per farle... Avete connesso Lily a quella macchina? Sua figlia è davvero speciale. Il soggetto nucleo più stabile che abbiamo mai analizzato. Grazie a lei,
Il nuovo STEM è stato un successo strepitoso. Mazza. Fino ad ora. Ah, in che senso? Poco più di una settimana fa, Lily è sparita. Ha smesso di inviare segnali. Bene. E lo STEM ha iniziato a collassare. Fantastico! Pensavamo che fosse riparabile. Un semplice guasto. Così abbiamo inviato una squadra di operatori Mobius. Ma abbiamo perso il contatto e ora lo STEM non funziona. Bene! Rifletta, signor Bustanos. Qualche altra buona notizia? Sto dando un'opportunità. Opportunità? De non che? Solo di riabbracciare sua figlia, ma di salvarle la vita. Qualcosa che non è riuscito a fare in passato. Che stronza. Vai a rigirare il ditino, eh? Può salvarla. Sì. O lasciarla morire. Ecco. Non immagino non avere altra scelta. La scelta è sua. Sì, la scelta è sua. Che dovrebbe fare un padre, ragazzi? Mamma mia. Cioè, questo qua ha vissuto per anni e anni con la consapevolezza che la figlia fosse morta. Adesso buona le dicono fortuna, che è viva e che è in pericolo. E ti prego, cerca di collaborare con i membri della squadra che incontri. Sì, so che non ti fidi di noi, ma hanno il tuo stesso obiettivo. Esatto. Lavoro meglio da solo. Esatto. Ricordati di contattarmi quando trovi Lily. Così possiamo avviare il processo di estrazione. Tranquilla. Sarò qui fuori ad aspettarti. Va bene. Cioè. Ah, va bene, ok. Mentre lì dentro ti aspetterà qualcun altro. In che senso? Sei pronto? Che vuoi dire? Oh? Che vuoi dire? Tu sai qualcosa che non hai detto. Voi sapete qualcosa che non mi avete detto. Lo so. Mi stanno spedendo a vivere un altro inferno, praticamente. Che gioia. Fai attenzione, Sebastian. Sì. Contiamo su di te. Sì, ma se non mi dite tutto... Vabbè. È per la nostra piccolina, ragazzi. Per nostra figlia. Ingresso nello STEM tra 3, 2, 1. Oddio. Inquietante sta cosa. Male, pensavo ci spiaccicassimo al suolo. Wow, fantastica intro, davvero. Un applauso. Mazza, ragazzi, il gioco parte alla grande. Promette bene, eh? Ok, perfetto. Dove sono? Me lo sto chiedendo anch'io, Seba. Ok, allora possiamo usare L3 per scattare, ma ci ricordiamo che appunto questa cosa consuma energia. Però cor... Bene. Ah, perché è tutto dannatamente terrificante, oserei dire. Papà, aiutami! Arrivo, Lily! Sì, sì. Papà! Oh, Gesù... Oh, merda. So che è dura da accettare, Mayra. Ma... la nostra piccolina non c'è più. No. Non lo accetterò mai. Se non vuoi aiutarmi, scoprirò da sola la verità. Dove diavolo mi trovo? Ok, Oddio. Oh! Detective, c'è una chiamata. Che all'ospedale? A tutte le unità 1199. Sì, il beacon. Oddio, perché dobbiamo rivivere sti ricordi? Oddio.
telefono? Cos'è? What the hell? Non sembra molto un telefono. Ah, più un walkie-talkie, diciamo. Ma che? Wow. Ok. Pronto? Sebastian, ci sei? Sì, sì, sono qui. Kidman. Ma cosa? Torna in te, Sebastian. Ce l'hai fatta. Meno male. Come ti senti? Di merda. Malissimo. Ecco. Come dopo una brutta sbornia. Tranquillo, passerà appena la tua mente si sarà ambientata. Bene. Sei in un'area separata dal sistema principale. Mm-hmm. È così che riusciamo a restare in contatto con te. Questo posto è la tua stanza. È un'area sicura creata attingendo ai tuoi ricordi. I miei ricordi, eh? Se è così, dove sono mia moglie e mia figlia? Sembra il mio vecchio ufficio al Dipartimento di Polizia di Crimson City. È stato il tuo subconscio a ricrearlo. Dovresti chiedere a te stesso dove sono. Veniamo al dunque. Abbiamo inviato delle informazioni alla tua stanza. Vedi qualcosa di poco familiare? Probabilmente questi fogli qua. Vediamo un attimino. Ok ragazzi, siamo in game. Vediamo un attimino con cosa possiamo interagire. Allora, con questo foglio Lily aveva fatto questo disegno. È bruciato insieme al resto della casa. Che gioia saperlo, eh? Sì, sì, sì. Molta gioia. Questo... il mio primo encomio. Ah. Sembra una vita fa. Forse perché lo è. Effettivamente, forse lo è, se però con questo giornale non possiamo. Vediamo un po' questi fogli, ragazzi. Ci sono delle foto di operatori della Mobius. La vostra squadra dispersa, immagino. Esatto. Informaci se riesci a trovare qualcuno. Bene. Sei il nostro unico contatto all'interno dello STEM. Anche loro cercano Lily e sono bloccati a Union. Union? Che? Lo STEM è stato progettato per riprodurre una cittadina chiamata Union. Ah. Ok. Quindi anche ai vostri esperti serve aiuto, eh? Già. L'unico che può farlo sei tu. Grazie della vostra fiducia, ma sono qui solo per trovare Lily. Ci sono altre informazioni, controllale prima di andartene. Va bene. Ok, suppongo che dovremmo analizzare tutti questi fogli. Ok, capitolo 2, che si intitola Qualcosa non va. Ehi, come iniziare alla grande, eh? Assolutamente. Baker. Capo squadra. È il primo che devo trovare. Ok, diceva di trovare, ragazzi, l'obiettivo, trovare i membri della squadra. Questo cos'è? Lily, la tua squadra e ora io. Siamo tutti bloccati nello STEM. Non capisco perché non possiate semplicemente disconnetterli e svegliarli. Infatti. Non funziona così. Senza un nucleo siamo tagliati fuori dal sistema. Disconnettere qualcuno dallo STEM ora significherebbe ucciderlo lasciando la sua coscienza intrappolata all'interno. Wow. Grandioso. La Mobius ha davvero degli ottimi piani B. Già. Non credo che constatare l'ovvio ci aiuterà, Sebastian. Devi trovare Lily. Altrimenti lei, tu e chiunque altro lì dentro morirete. Va bene. Ok, analizziamo sti altri tizi. Questo qua. Harrison. Specialista di combattimento, eh? Mm. Dovrebbe sapersela cavare. Supporto hardware, ma sono tutti tecnici comunque, mi sembra che avesse detto. Mi hanno inviato una squadra di tecnici. Infatti, probabilmente vedete, non si aspettavano tecnico. Guai se hanno inviato tutti questi tecnici. Sì, sì, infatti. Ok, quest'altro tizio. Sykes. Sykes. Un tecnico. Programmatore software. Ma avrà un addestramento di base. Sì, e quest'altra invece, Yukiko, mi sembra si chiami. Hoffman. Psicologia e sorveglianza. Psicologica, perché? Sarà guardinga. Valla a capire, guardiamo queste foto. Union, eh? Una tipica cittadina americana. Esatto, è per far sentire a proprio agio i soggetti dei test. A proprio agio. Già. L'esatto opposto del Beacon. Ciò che è successo era fuori dal nostro controllo. Non mi sembra che questa volta la situazione sia diversa. Ascolta, non ho idea di cosa troverai laggiù. Bene. Se vuoi informazioni ti consiglio di parlare con la gente del posto. Sai, no? Passare il terreno. Sì, come mi ha insegnato tu tempo fa. Non sei mai stata una detective, Kidman. Anche tu ormai non sei più un detective. Ma cerca di scoprire qualcosa, ok? Va bene, ci proverò. Ok, allora ragazzi, qua non c'è altro da analizzare, sembrerebbe. Di là nemmeno, per cui mi sa che l'unica cosa che ci resta da fare è uscire dal nostro ufficio. Cosa abbiamo? Un gatto. Non ricordo se ho avuto un gatto. È nero? Come Robin!
Oh, lo chiamerò Robin. Ciao, Micio. Perché gli occhi rossi? Oddio. Fai un po' paura, ma sei bravo, vero? Sì. Non mi farai del male col tuo bel fiocchetto rosso. Una diapositiva? Ah. Proiettore. Da quali ricordi affiora? Dalle elementari? Amore, posso dargli una carezza? Reliquie dell'era pre-smartphone si trovano solitamente nelle soffitte e ai mercatini dell'usato. Puoi visualizzarle con il proiettore di diapositive nella stanza di Sebastian. Ok, perché c'era il sangue sulla diapositiva? Non lo so. Usa proiettore. Pensavo di poter dare un buffetto al gatto. Vabbè, niente da fare. Vediamo un po'. Sta diapositiva. Oh. Che tristezza. Possiamo anche parlare con Kidman. Kidman, ci sei? Sempre. Non mi avresti detto nulla di Lily se il tuo macchinario non fosse andato a puttane. Avrei passato il resto della mia vita a disperarmi. A te non sarebbe importato. Mi importava, ma non potevo dire sì, nulla. Sì, è quello che dicono tutti. Non so se ti credo. Perché dovrei mentirti? Per manipolarmi. Per farmi combattere come un bravo soldatino. Mi hai mentito in passato. La nostra amicizia si basava su una bugia. Ok, ti capisco. Hai ragione a sentirti così. Non puoi capire finché non perdi la tua famiglia. Non ho mai avuto una famiglia da perdere. Ah. Solo due persone che mi hanno messa al mondo e trattato come un peso, invece che una figlia. Meglio aver amato e perso. È questo che intendi? Forse. Almeno tu hai avuto persone che tenevano a te. Già. Ok, quanto pare, cioè, così possiamo approfondire anche un pochino, forse. Il mocciolo! Oh, c'è il mocciolo di nuovo! Oh, il mocciolalo! Sì, gattino, adesso lo prendo. Dicevo, possiamo approfondire magari un pochettino la conoscenza con Kidman. Prendiamo il mocciolalo! Gel verde è disgustoso e solitamente proviene dai nemici morti, ma se lo raccogli potrai usarlo per ottenere abilità più potenti. E grazie, questo lo sappiamo. Amici. Grazie, micettino! Oh, che fai? Ti struci come i bravi gattini. Amore! Ti voglio bene anch'io, ma è bellissimo sto gattino, ragazzi. Sia maschio sia femmina, Robin va bene in ogni caso. Uno specchio. Come al Beacon. Deve essere l'uscita. Perché la mia mente non crea porte normali? Non lo so, Seb. Non ti so rispondere, Seb. Allora, qua non possiamo indagare niente. Qua nemmeno. Di qua tantomeno. Per cui prendiamo questo. Cos'è? Terminali di salvataggio. Usa i terminali di salvataggio per salvare i progressi in qualsiasi momento. Si trovano nei rifugi e nella stanza di Sebastian. Ok, però immagino che ci saranno comunque salvataggi automatici. Spero. Ok, ho salvato la partita, perfetto. Per cui, ragazzi, non ci resta che uscire. Ci risiamo di nuovo. Attraverso lo specchio. Madonna. Ho un po' di paura perché non ho la minima idea di cosa ci possa essere dall'altra parte. Sebastian entra nello STEM, Kidman lo avverte che potrebbe tornargli utile di trovare i membri e ascoltare ricerca di dispersa. Sebastian parte per una speranza di trovare indizi su Lily. Oh no! Che succede? Che c'è, Lily? Che c'è, amore? La mia bambola si è rotta. Tranquilla. La mamma può sistemarla. Può sistemare tutto. Che bella bimba, ragazzi. Madonna, quel sorriso era terrificante. Ma ha degli occhi bellissimi. Che c'hai? Stai male? Sebastian. Cosa c'è? Stai bene? Ho una famiglia meravigliosa. Una moglie incredibile, bella, intelligente. Come potrei non stare bene? Vieni qui, Maya. Prova tutto il resto. Lavori troppo, Sebastian. Tu stai delirando. Addirittura delirando. Sei ma sicuro perché? Di non esserti preso qualcosa? Ma preso cosa? Oddio. Io non so se questo è stato un ricordo reale o se l'hai inventato. No, probabilmente è un ricordo reale. Oh, Gesù.
Ok, quindi non si va da quella parte, mi sembrerebbe. Capito. Sì. Bene. Ci troviamo di nuovo. È il posto giusto. Nell'oscurità più totale. Ok, sì, ci sono i salvataggi automatici, ragazzi, per fortuna. Vediamo cosa c'è dietro questo portone meraviglioso. Ma cosa? Perché le tende si muovono da sole e le porte si chiudono da sole? Non è per niente incoraggiante tutto questo. Oh, ok ragazzi, qua come possiamo vedere sono spuntate la barra dell'energia e la barra della vita. Per cui la barra dell'energia ovviamente si consuma con lo scatto. E queste porte per cui non si possono aprire vorrà dire che mi dirigerò verso quella porta lì, illuminata. Sì, è un quadro. Ah? Perché? Che c'è? Oh, bene, la porta del quadro. Sì, cosa c'è scritto qui? William Baker. Oddio, che permesso? Seb, si bussa di solito. Non è che io abbia tutta questa voglia di entrare, però. Ah, ok, così possiamo attivare e disattivare la torcia, ragazzi, che bella notizia. Con il cerchio, perfetto. Possiamo aprire qualcuna di queste porte? E questi quadri? Oddio, cos'è sta roba? Oh, perché non me la conta giusta sto posto, ma proprio per niente. Non mi piace. Ok, toc toc, di nuovo Seb bussa prima di entrare, no? Va bene. Ok. Oddio. Ma che diavolo? Sono fuori. Uno dei membri della squadra, Baker. What the hell? Che diavolo succede? Oddio, gli hanno sparato in testa. Ah, madonna! Gli si è aperta la testa dietro? Che cavolo di arma ha usato per spappolargli così la testa, Gesù santo. Allora, è orribile, però ha un non so che di affascinante, ragazzi, questa cosa qua al rallentatore. Ma è orribile, ci tengo a precisare. Ok, possiamo indagare anche qui, perché? Che significa? What the... Il caposquadra, un proiettile dritto in testa. Già, c'era bisogno di avvicinarsi così tanto alla scena del crimine. Ok, quindi cioè, è tipo all'interno di una sacca temporale, una roba del genere. Non so manco come definirla, ragazzi. Cavolo era! Mi sono cagato addosso, ragazzi! Ok, sto dicendo che non so manco come poterla definire. Si può stoppare la musica che mi sta inquietando tantissimo, tipo. Oddio! Incominciamo proprio meravigliosamente. Ok, posso entrare qua? Quasi preferivo quando c'era la musica. Effettivamente. Cos'è, una camera oscura questa? Cosa c'è qua? File. Sadico. Ah. Chiunque sia stato deve essersi divertito. Baker, il capo della squadra di ricerca, l'ho trovato sospeso nel tempo. Deve essere stata scattata da una macchina fotografica accanto a lui, ma
Com'è possibile? Ok, così si può interagire con gli oggetti, ragazzi. Ed è una foto del tipo che abbiamo appena visto. E ci sono altre foto molto inquietanti qui, effettivamente. Va bene, qua non possiamo interagire con nient'altro, nemmeno qua. Ok. Vorrà dire che andrò di qua? Sì. Indaga, che c'è qua? Ah, è stata trascinata. Qualcuno ha cercato di bloccare il passaggio. Immagino che potremmo interagire per spostarla. Seb, spostala, Seb. Ok, infatti. Ok, io sinceramente, ragazzi, già sono molto angosciata da tutto questo, perché non so dove ci stia conducendo tutto questo, effettivamente. Possiamo interagire con qualcosa qua? Mi sa di no. Ok, qua non si apre, per cui non ci rimane che andare di qua, Seb. La risata di prima anche è stata molto terrificante. Ehi! Chi è che chiama? Oh! Ha squillato solo una volta, poi, tra l'altro. Pronto? 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 Merda. Ma perché? Non lo so, Seb. Fatto stavo fatto cagare addosso di nuovo, Seb. Comunque avete una perdita nel tetto, eh. È solo per informarvi, effettivamente. Posso entrare qui? Manuela Ruberto. Comunque no. Non mi fa entrare, ragazzi. Il passaggio è bloccato. E non ci fa interagire con nient'altro. Per cui suppongo che l'unica cosa che ci rimanga da fare sia andare di sopra. Sì. Seb, non so tu come ti senti, sinceramente parlando. Io comincio ad essere abbastanza in ansia, effettivamente parlando. Andare di qua. Direi di controllare prima qua. C'è un altro file, perfetto. Lettera formale a candidato SV. Congratulazioni, ricercatore della verità. Grazie per aver sostenuto il nostro test spirituale. Siamo lieti di accompagnarti verso la conoscenza superiore. Presentati al centro Mu più vicino con questa lettera per passare dal rango di candidato a quello di discepolo Mu. Questa lettera ti dà diritto a partecipare alla prossima cerimonia di purificazione. Scritto a mano sul retro della busta. Frottole, tutte frottole. Ah, infatti, lies all lies. Che è sta lettera? Di che? Centro Mu, what the fuck? Posso spaccarvi il vaso? No, peccato, ci tenevo. Nel primo, ragazzi, spaccavo tutto quello che incontravo, effettivamente. Per cui, cioè, sarebbe stato meraviglioso. Possiamo aprire questa porta qua? Ah! Aiuto! Aiutatemi! Ehi! Cazzo! Ma che succede qui? Ok. La tipa era ancora viva, però è stata tipo risucchiata via da una presenza strana. Bene. Bella foto, sì, sicuramente. Vorrà dire che continuerò da questa parte. La poltrona messa lì pure poteva essere meno inquietante, ma ce l'hanno messa apposta. Non mi fate scherzi di nuovo, per favore. Ok, meno male. Perché ci sono delle tende risucchiate da quella porta? Non lo so, ma mi sa che è l'unico posto dove mi rimane andare. Il cadavere. Il corpo, cosa diavolo è, lo vediamo tutti, vero? Questi già stanno facendo dei giochetti, ragazzi.
che proprio ti devono far stracagare addosso. Non mi fate scherzi del cavolo, ok? Niente scherzi, eh? Che è il primo episodio, già mi sono cagata addosso un paio di volte. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, mi ha appena salvato la partita. Io sono curiosissima di vedere cosa c'è oltre questa porta. Però direi che per oggi abbiamo visto abbastanza. Io sono super fiduciosa, ragazzi, perché già questa intro mi ha stupita. Quindi questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un budoscio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!